parte del Lions per i cittadini, una panchina dalle piccole cose se sta vicino alla cittadinanza. Esattamente, grazie per questo invito a effettuare il mio intervento. Rappresento in questo momento il distretto Lions 108 IA3, porto i saluti del nostro governatore, il Brando Angelo Gambarelli, che per altri impegni non è potuto essere presente qui oggi, in questa manifestazione che concretizza, è l'ultimo passo, diciamo, che ha portato alla realizzazione di questa donazione da parte del Lions Club Sanremo Host alla città di Sanremo, di questa panchina come ricordo duraturo dell'anniversario, del centenario della nostra associazione che è caduto nel 2017. E quindi per me è un grande onore essere qui a rappresentare il nostro distretto e l'associazione e a fare il plauso al Lions Club Sanremo Host e a tutti i Lions, a tutti i soci che lo compongono, che hanno reso possibile questo service, appunto, posto in essere oggi e realizzato con l'impegno di tutti nell'anno del centenario 2016-2017. Grazie. Sono 100 anni che i Lions sono al servizio della comunità. Cosa significa per lei rappresentare questa realtà? Per me significa molto perché il Lions e il lionismo in generale è una realtà, direi la più importante a livello mondiale nel mondo dell'associazionismo, di volontariato. È un'associazione che è rappresentata praticamente in tutti i paesi del mondo, conta più di 1.400.000 soci sparsi ovunque nel mondo e che si impegnano costantemente per realizzare service sotto appunto il motto We Serve. Servizio significa non soltanto realizzare raccolte fondi o altri tipi di interventi legati a interventi appunto monetari, ma realizzare attività concrete a favore della cittadinanza, a partire dai territori nei quali si trovano collocati i club che costituiscono le cellule operative dell'associazione del Lions e che svolgono la loro attività, come dicevo prima, in maniera capillare in tutto il territorio, non soltanto italiano, ma mondiale, esattamente, cercando di realizzare service che incontrino le esigenze del territorio, incontrino le esigenze della cittadinanza e lasciano un segno di questo servizio costante a favore appunto delle nostre comunità.